me è sempre piaciuto raccontarmi attraverso vari metodi, quindi poteva essere una matita piuttosto che il canto, piuttosto che così, insomma, cominciare a suonare le prime note in questa chitarra che mio papà mi aveva regalato. Non so cosa mi piaceva di più allora o cosa mi piace più adesso. Di sicuro la musica, quando sono sul palco, mi fa star bene, per cui presumo che sia diventato l'amore primario, anche se con la pittura mi riconosco, sto bene quando la faccio, ma non ne ho mai tempo, perché la pittura richiede tempo, non è un'arte che puoi improvvisare e metterti lì a farla quando capita, devi dedicarti, perché ogni giorno affini le tecniche. Per cui per il momento, un po' come la musica, che ogni sera è il concerto più bello perché prende corpo, prende spazio, entra dentro di te e quindi lo esegui nella maniera sempre migliore, no? La tua carriera non si può raccontare nei pochi minuti purtroppo che abbiamo, ma arrivando al 2018, il Festival di Sanremo, ognuno ha il suo racconto. Questo testo è il tuo racconto al tuo pubblico. Ma questo testo è la fotografia del mio momento che sto vivendo, che ho vissuto, quindi alti, bassi, incidenti di percorso, risalite. D'altronde un uomo, insomma, lo si riconosce non tanto per le vittorie, io credo, quanto per tutte le volte che è riuscito a rialzarsi dopo essere caduto. È un po' questo il senso della canzone, che parla poi dell'unicità, che ognuno ha il suo racconto, in quanto ognuno di noi è come un'impronta digitale, una cosa ben precisa. Nelle tue canzoni, nella mia intervista, ricorrerà spesso la parola tempo. Cos'è per Red il tempo? Ma il tempo è una maniera di interpretare gli attimi della nostra vita, no? Perché se noi diamo troppa importanza al tempo, abbiamo sempre la paura che ci stia sfuggendo. Se gliene diamo poca, non diamo valore a quello che stiamo vivendo. Bisogna riuscire a gestirlo e a guidarlo il tempo e non rammaricarci se passa, perché deve passare. L'unica maniera per sentirci vivi è proprio vedere che il tempo passa. Teatro Golden, ieri la tappa di Catania con questo nuovo album, cosa vedremo sul palco stasera? E soprattutto il tuo rapporto col pubblico siciliano. Ma il mio rapporto col pubblico siciliano è indubbiamente un buon rapporto da sempre. E stasera sul palco vedrete quello che hanno visto ieri sera a Catania in tutta la tournée, nel senso, questo lungo viaggio che io faccio fare al pubblico partendo dagli anni 50, da rock and roll, passando attraverso le canzoni di Elvis Presley, dei Beatles, di Luigi Tenco, di Gino Paoli, Bob Dylan, Elton John, Lucio Battisti, i Pink Floyd e i Pooh. C'è dentro tutto. Beh, li nominati tu, io avevo 6 anni e vi ascoltavo, imparavo a parlare, cantavo le vostre canzoni, fanno parte, insomma, sono la storia della musica italiana, lo siete stati, lo sarete sempre. Se io ti chiedo, i Pooh, in 3 parole, per la tua carriera e per la tua vita. Ma i Pooh sono stati, per la mia vita è stato il progetto più importante che io abbia, e più lungo che ho vissuto. E poi i Pooh sono stati forti perché hanno sempre creduto al loro progetto, al loro sogno, e per questo che hanno sempre vinto. La vostra particolarità, insieme ma anche divisa, è quella di unire tante generazioni. Fuori ci sono mamme, figlie, nonne. Ma sai, noi abbiamo sempre abbiamo usato un linguaggio molto trasversale, non di nicchia, non è che parlavamo ai ragazzini o alle ragazze più grandi o alle mamme o alle nonne. Noi abbiamo parlato al cuore della gente, la gente è fatta di tutte le età, cioè non... È per quello che in sala c'è tutto ed è la bellezza di un successo così largo come il nostro. Siamo quasi alla conclusione di questa intervista, per la quale, ripeto, ti ringrazio davvero tanto. E Red e i social, tu sei molto vicino al tuo pubblico, sia nei momenti belli ovviamente della tua carriera, ma anche nei percorsi di vita complicati, e lanci sempre dei messaggi forti e positivi. Ma io cerco di utilizzare il web in maniera, ove possibile, intelligente, nel senso che trovo tanta stupidità purtroppo nel web e molte persone che parlano un po' a caso così. E allora
io nel mio sito, nel mio spazio, vorrei convogliare solo persone, ma non che mi danno ragione, possono anche darmi torto, pensare esattamente il contrario di quello che penso io, ma motivando i discorsi, avendo un confronto, hai capito, bello, positivo, allora si cresce, no? Entrambi si cresce. Invece a volte c'è proprio della gente che spara lì, purtroppo delle stupidate. Devo darti ragione. E allora io cerco di un po' di eliminarli, perché non ho voglia di avere in casa gente che non mi piace. E siccome quella è casa mia, gradirei invitare chi mi piace, tutto qua. Però lo uso molto il web, perché credo sia una maniera importante per arrivare a far conoscere le cose, a confrontarsi con la gente, ad avere un riscontro immediato. Cioè io oggi ho letto 100 messaggi del concerto di ieri sera, so esattamente cosa ne pensano e grazie al cielo sono sempre tutti messaggi molto belli, perché questa tournée non ha avuto un solo messaggio di critica. Però insomma è bello saperlo. La scorsa estate ti abbiamo visto protagonista insieme a tua figlia Chiara, che ovviamente oltre a condividere il palco e la passione per la musica, ti abbiamo visto in questo tour per le città e i ristoranti, in questo progetto, in questo racconto al mondo tra mondo vegetariano e mondo vegano, comunque un fortissimo messaggio. Sì, abbiamo fatto un giro di 40 incontri per presentare il nostro libro che abbiamo scritto sull'etica vegana e sulla cucina vegana. È stata una cosa bella, ma soprattutto perché ero con mia figlia, ci siamo ritrovati dopo un po' di tempo che io ero da una parte e lei era dall'altra, per lavoro, per vita, per tante cose, ed è stato bello così ritrovarci, e è altrettanto bello averla sul palco la sera con me adesso. Devo ammettere che è bello guardarvi. Anche a me piace. Siamo alle battute conclusive. Io ti chiedo un messaggio per il nostro pubblico, sia di Life 24 che di Tele One, e poi devo chiederti un piccolo regalo. Ma sai, i messaggi sono sempre cose molto, molto importanti e di grande responsabilità, per cui io vi dico soltanto che spero che la musica continui ad accompagnare la mia vita, perché con la musica mi sento bene. E spero che la mia musica possa accompagnare la vostra vita, perché magari riesco a far star bene anche voi. E a proposito, con questo messaggio io devo chiederti un piccolo regalo, se posso. Un pezzettino piccolo 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 di Cercando di te, perché è una canzone un po' passata. Guarda, ma che amo. Te la faccio esattamente fra 3 ore e mezza sul palco. Vedrai, viene benissimo. Ci credo, non ho dubbi. Grazie. Lì ancora grazie per insomma esserti raccontato attraverso i nostri microfoni, grazie a tutto il tuo staff e un grazie particolare al tuo manager che è stato davvero disponibile, quindi grazie mille. Grazie a voi.